dire che Battiato verrà qui in Puglia l'11 giugno a Barletta e l'8 agosto a Biceglie, quindi insomma un appuntamento da non perdere. Io sono emozionata ad essere qui appunto con CFF, con Vanni La Guardia, Anna Maria Stasi e Anna Surico, che sono come dire rappresentanti dei CFF, visto che loro sono tantissimi, quindi non potevamo come dire averli tutti qui, anche se ci avrebbe fatto piacere. Voglio chiedere invece ad Anna Maria il perché di questa canzone, anche se un po' come dire ce l'ha accennato. Innanzitutto dobbiamo ringraziarvi per la possibilità che ci avete dato di questa, insomma, tracklist fatta da noi. Ho scelto questo pezzo perché Battiato, penso, non solo personalmente ma anche per tutto il gruppo, è stata una fonte di ispirazione musicale molto forte. E in più la canzone in particolare l'ho scelta perché ritengo che sia una canzone che descriva perfettamente il tempo che ci troviamo a vivere, che continua purtroppo ad essere attuale ogni volta che la riascoltiamo. Per cui ecco, ribadisco l'invito che avete fatto precedentemente, andate a votare, il referendum è l'unico strumento che abbiamo per poter esprimere il nostro parere rispetto alla situazione politica attuale davvero devastata e devastante. Per cui ragazzi, mi raccomando, votiamo e se possibile, quattro sì. Quattro sì. Effettivamente, vediamo i CFF, questa nuova formazione. Abbiamo visto, no, questo cambio di formazione. Raccontaci un po' quello che siete, Sì. che magari siete stati ieri e quello che siete oggi, quanto siete Sì, cambiati. in realtà siamo proprio reduci da un ulteriore cambio di formazione. Questo cambio è sicuramente stato il più pesante e difficile da affrontare per varie motivazioni, perché sono andati via due componenti storici della band, Monica Notarnicola alle tastiere e Nicola Liuzzi alla batteria, che poi insieme a Vanni La Guardia è stato il fondatore del progetto CFF, per ovviamente motivi personali e impegni vari che purtroppo con l'andare del tempo si accavallano un po' per tutti nelle vite di ciascuno, hanno deciso di fare un passo indietro, quindi di lasciare solo ed esclusivamente fisicamente il progetto, ma ci seguono e continuano a sostenerci moralmente, e il tempo che abbiamo trascorso con loro e quello che ci hanno dato continua a fare parte di noi ed è una lezione continua. Per cui la formazione adesso si è arricchita di un altro elemento alla batteria, Lorenzo Velle, che avrete modo di ascoltare fra un po'. Dovrete avere un po' di pazienza, ma sicuramente ne varrà la pena. Beh, ci farà piacere, ma andiamo avanti con la selezione appunto dei CFF con Benvenue, Love is Talking. Vi consiglio di rimanere ad aspettare Noi siamo pazientemente. in trepidante attesa, diciamo. E visto che all'inizio della trasmissione, quando voi non eravate ancora arrivati, credo, abbiamo parlato un po' della questione Wake Up a Pescara, che ha chiuso e a noi dispiace, insomma, e c'è sorta spontanea la domanda, cioè è possibile vivere facendo musica o commerciando musica sia attraverso i live che attraverso diciamo, il commercio di dischi? E cosa vuol dire oggi appunto essere indipendenti, fare musica indipendente? Allora, vivere di musica in Italia è molto difficile. Credo che in Italia ci siano due livelli, uno molto alto e uno molto basso. Non c'è un livello intermedio che consenta di vivere come, diciamo, operai o artigiani della musica, ma ci sono artisti o diciamo, di grandissimo successo, oppure band che devono barcamenarsi, spesso dovendo cercarsi un lavoro, per così dire, convenzionale, per poter andare avanti. Anche se il termine indipendente, devo dire, non mi entusiasma, non mi piace particolarmente. Nel senso che, innanzitutto, se una canzone mi piace, mi emoziona, l'ascolto a prescindere della provenienza. E poi i concetti di scena, di etichette, non mi hanno convinto, sia perché rischiano di mettere in secondo piano dei fenomeni non in linea con la moda del momento, e sia perché obbligano in qualche maniera ad accettare dei codici che finiscono
presto per starmi stretti e quindi preferisco starne fuori. L'unica cosa che mi sento di dire per il mondo cosiddetto indipendente, che spesso espressione che spesso coincide con il mondo della musica senza soldi, è sforzarsi di creare rete. Creare rete significa fare il contrario di quello che accade nel mondo indipendente italiano. Cioè io vedo molta spocchia nel mondo indipendente italiano, molta chiusura. Se si riuscisse a creare rete, a scambiarsi conoscenze, a scambiarsi contatti senza frustrazione e pugnette mentali, credo ci sarebbe un grande vantaggio per tutti. Passiamo quindi al prossimo brano, di Andrè con Princesa. No, era proprio il dare, no, c'è una frase in diretta della nostra canzone. Da questo aspetto, noi ci muoviamo in gran parte in autonomia, nel senso che curiamo autonomamente il nostro ufficio stampa, curiamo i nostri contatti web, il nostro booking concerti. Abbiamo trovato nella Ozium Records di Bari una etichetta che produce i nostri dischi, quindi questo diciamo è già un grande passo avanti nel nostro sud, che offre pochissime realtà di questo tipo. E anche se, come dire, allargando un po' il discorso, non credo che le difficoltà di un musicista possano avere una collocazione geografica ben precisa. Cioè, il nostro paese, l'Italia, è risaputamente un paese poco aperto al talento giovanile, tendenzialmente vecchio, che vive di grandissimo spirito di autoconservazione, e quindi è difficilissimo poter fare un percorso autonomo improntato solo al proprio talento, perché è chiaro che il talento non basta, ci vuole chi lo riconosca, abbia la pazienza anche di farlo crescere, di investirci. E qui non è facile perché, ripeto, anche il discorso dell'industria discografica italiana, che è comunque in grandissima crisi, certamente non ha le risorse per poter puntare su nuove realtà, piuttosto preferisce riciclare best of o live di artisti già famosi. E quindi io sono però sicuro di una cosa, chiudo, stiamo vivendo una fase di passaggio, l'industria discografica, le major stanno morendo. Stiamo vivendo una fase di trasformazione, bisogna avere il giusto intuito per cercare di cavalcare il fenomeno e trasformarlo in opportunità. Credo che si possano aprire degli spazi interessanti per chi interpreta la musica come un lavoro di piccolo artigianato e chi quindi voglia vivere dei propri dischi, di un rapporto diretto con i propri appassionati e di cachet non enormi, non altisonanti come quelli di un tempo, ma perlomeno dignitosi. Quindi forse lo spazio è questo, creare delle piccole nicchie di soddisfazione e di dignità. Ho perso e ritrovato il mio nome tra l'estetica fordista di Milano, nella ferocia degli affitti in capitale, tra la pena di chi dove non arriva a distruggere. Dentro la noia viziosa che cosciò la violenza, nell'arroganza sottile del denaro che stupra la storia e come